cileno, come al solito, si canta fino in fondo. Cileno lo ha cantato sempre in questa Mani. I quattro sono Foyt, Pesello, Tamendi e Tagliafico. Gioca Diaz e Jara che completano la linea difensiva davanti ad Paraguayano, che è alla sua prima polemica della Federazione Argentina dopo quanto è successo contro l'uno e l'altro. Dopo la cabina VAR, la tele. Vito il conto alla rovescia, Dybala, il centrocampista del Bologna, poi Medel. Dopo 29 secondi. Arangis del Betis, lo ha riscattato ad aprile il club spagnolo dal Paris. Prova a verticalizzare Armani. Dice, dopo questo contrasto con il bombero e tutto, adesso l'arbitro paraguayano. Arriva in ritardo quindi Mario Diaz de Vivar. Il direttore di... aveva il pallone tra i piedi precedentemente. E ci pensa direttamente il direttore di gara con gli avversari distanti almeno 4 metri. Alexis Sanchez cerca il taglio di Edu Vargas, anticiparsi in questi primi minuti. In generale l'Argentina non per... Otaves. Vicino Paredes viene raddoppiato. Questo è il fallo di Pulgar. Poi anche l'intervento in ritardo di Arangis e Pulgar. Miraguero che lascia scorrere. Poi calcia! E per mettere paura ad Arias. Ha fatto scorrere il pallone. Ha mandato fuori. C'è il Kun Agüero. Jara. Alla larga per Busegur. Subito alto Foyt. Dall'Argentina. Adesso Chias cerca sulla corsa Alexis Sanchez, roba sinco da parte del giocatore del Tottenham, Busegur, va al cross, troppo profondo per Eduvar, nel convento di non aver toccato il pallone, deve venire a toccare il pallone lontano dalla sua area, Leo Messi, ne salta due, non è il terzo. Dopo il secondo dribbling un po' se l'allunga, Pulgar è deciso, calcio di punizione. Batte subito per Agüero, Agüero contro Arias, Agüero! Regolarissima la posizione del Kun. Segna a 41 e fa soprattutto 1-0 per la selezione. Le proteste, invece l'Argentina va in porta. Messi per Agüero, 1-0 con l'arbitro. Messi invece ha visto il taglio del Kun. Sergio Agüero, dopo Diaz, però la ridà a Lo Celso che prova. In campo soprattutto senza palla quando c'è Capano dalla porta di Arias, però l'Argentina più determinata a saltare la prima linea di pressing. L'Argentina panchina. Vediamo chi sceglierà. Va via l'Argentina, con piacere. Busegur, azione che proprio porta all'1-0. Qui però Busegur arriva in ritardo. Si aggrava. Per quattrino giallo. Intanto Giulio Fernandes, questa. Per sfruttare l'uno contro uno, seduto. Guarda in area Leo che poi cerca sul secondo palo. Ragiona, ora serve Leo Messi che controlla. Può calciare Messi. Contro. 333 di Leo Messi, che qui ci ha provato anche 57 in più di cui ha portato poi alla conclusione di Leo Messi. Dybala ha trovato, Dybala si allunga il pallone, Dybala scava, trova finalmente il suo primo gol e qui fa qualcosa di molto bello con il controcate dell'ultimo Dybala, anche un po' sofferto. Fina Agüero e Dybala quando ha l'occasione di mettersi in mostra risponde proprio con l'esterno, Jara non gli sta dietro e poi con tutta la sua per Paolo Dybala. Adesso Edu Vargas ha capito prima Paredes, poi Arangis usa il corpo, Arangis alza la testa al cross morbido, un Cile fin troppo fragile. Vidal, Pulgar, calcio di punizione, altro fischio di Mario Diaz de Vivar. Arangis col destro tagliato, la prende Ope Messi, tre addosso, duro Medel, altro fa, tentate solamente da Arias, dal bombero Diaz, oh, quasi incomprensibile. E qui vengono fuori Miro Fernandes che ha un altro passo rispetto a Tagliafico, poi cerca anche il sofà, 60 metri di allungo per l'ennesima chiudere, poi Otamendi e Pesella, arrivano anche le... Questa inquadratura potrebbe aiutarci. Tagliafico tagliato fuori. Sì, i giocatori del Cile in area. Traiettoria alta e lunga. Salta Vidal. La prende Otamendi. Dybala.
respira un attimo e fa respirare i compagni. Franco Armani che va a rinvio lungo. Adesso Dybala attacca l'area, De Paul cerca il limite, il movimento di Lo Celso, la passa Messi all'interno di Tagliafico, la palla è per Dybala, era per poco e con la spalla. Bello il precedente di Dybala, si cercano adesso e si trovano anche Messi e Dybala. È favorevole all'Argentina con un pallone complicato. Medel aspetta l'uscita di Arias che non arriva, sta impazzendo Medel, cartellino rosso per e si spinge, lascia lì il gomito. Medel si gira, poi si prendono Messi e Medel testa a testa al 37esimo. Di volte in questi primi 36 minuti su due cartellini rossi. Balla di Cinesi al tranquillo, arrivano da Medel, Messi lascia lì la spalla, stringe la mano alla Pulga. La prima è stata guai con l'espulsione nella finalina. Cara centrali, Arangis va al cross sul secondo palo, ci arriva giochi nel primo minuto, Dybala e Messi, cazioni al mondiale del 2018. Maria Junior Fernandez alza la testa di Vargas che va al cross arretrato, 3 di recupero. Cissico un po' dominato dall'Argentina, poi Maradona, Pulgar sul pari, nessuno tira indietro la gamba, arriva un altro cartellino stavolta Edes, però attenzione a quello che possono dire anche Arangis. Tagliafico arriva prima, Arangis poi mette il piede, forse c'è fallo. Medel ha avuto la scossa definitiva. Arangis tagliato, Armani con i pugni, trova Cara, arrivano fischi a decretare la fine. Grande Dybala fin qui per il gol del 2-0. Torniamo tra meno di un quarto d'ora. Il Perù era fuori un'altra mega prestazione con fischio inizio alle ore 22. Ben 14 anni fa, lui che con la media del Barcellona invece non è ridisegnato con una Cara adesso, potenziale secondo problema. Questo momento in cui si ferma, inizia a zoppicare. Enzo, dentro da Dybala, 1-2 involontario con Diaz e poi tanto ancora a terra. Qui rivediamo tutto invece. Lo Celso, analizzare questo contatto tra Arangis e Agüero che l'Argentina voleva cadesse contro il Brasile. Le spalle di Diaz, ci arriva il Kun che guarda già il movimento di Dybala, lo cerca in altro per Arangis. Lo Celso rischia perché vuole il tunnel al limite, poi attacca centralmente, porta palla Agüero che cerca adesso Dybala in scivolata, pulgare di rigore prima di servire la coscia. C'è l'angolo per l'Argentina, qui fuori Celeste dentro, no VAR, bisogna rivedere allora il contatto di Lo Celso, quindi fa parte dell'area di rigore e che quindi linea dell'area di rigore. Da tutti i replay sembrerebbe la terra, però sembrerebbe calcio di rigore. Ingenuità di Lo Celso. Intanto anche lo scavetto sotto 3-0. Semifinale col Perù. Vidal forte, centrale, lanciato fortissimo, centrale. Via. Il risultato è lo stesso, la palla è dentro, Vidal tutto. La nazionale del prof Renaldo Rueda, l'esultante del Cile. Fernandez prova a girarsi sul destro, calcia, Armani blocca. Primo supera il destro, lascia per Paredes, non calcia Paredes. Allora vediamo quale sarà la soluzione. A fianco a lui Samuel. Va Paredes forte sul muro, ancora Paredes. Ma Paredes tagliato a Diafi. Quindi il fallo. E il prof Rueda? No, per Samuel. La conferma del cartellino giallo per Samuel. Se la saltare, neanche Agüero, palla sul primo palo.